Salve a tutti, mi chiamo Bernardi Lorenzo, ho 21 anni e sono uno studente al terzo anno e oltre a studiare inglese studio anche lo spagnolo. Oggi sono qui per parlarvi di un'esperienza di stage che ho svolto quest'anno, precisamente nei mesi di ottobre e di novembre, un'esperienza che io definirei particolare e diversa. Ho svolto questa esperienza lavorativa da remoto per un'agenzia di traduzione chiamata Kino Titles, la quale è specializzata in traduzione specialmente audiovisiva. I miei compiti erano quelli di tradurre gli script dei film, di alcuni film che poi sarebbero stati trasmessi a dei festival cinematografici. Ho dovuto tradurre un film del Guatemala, dove quindi si parlava in spagnolo, e quindi il mio lavoro principale è stato lavorare dallo spagnolo all'italiano, ma anche dall'inglese all'italiano, perché alcune battute erano in inglese, quindi ho avuto l'opportunità di lavorare da entrambe le lingue che studio verso ovviamente la mia lingua madre. Il nostro tutor aziendale si è messo in contatto con noi via mail e con il materiale, quindi tutto lo script di un film e anche un altro allegato come dove si spiegavano, diciamo, le linee guida del traduttore, quindi come funziona il lavoro audiovisivo. Ad esempio, ho avuto questa esperienza molto utile perché mi ha aperto un po' gli occhi su quello che è il mondo della traduzione e soprattutto è stata un'esperienza formativa, dato che il traduttore in generale lavora da remoto anche in tempi di non pandemia, quindi mi ha aperto il mondo su quello che è la traduzione in generale, ma anche e soprattutto in particolare sulla traduzione audiovisiva, la quale ritengo molto interessante. Consiglio ai ragazzi del primo e del secondo anno di approfittare di questa opportunità che ci offre la scuola tramite il Career Service, perché vi possono aprire gli occhi su molte cose che volete fare in futuro, che possa essere il traduttore, l'interprete, lavorare in azienda e quindi in generale sfruttare molto bene questo servizio che ci offre.